Ciao a tutte, bentornate sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi mini spacchettamento dell'ordine di campagna 3 di Avon. Vi mostro tutto quello che hanno ordinato le mie clienti in questa campagna sfogliando il catalogo e qualche acquistino nell'outlet e una novità che ho acquistato personalmente. Vi lascio alle clip con tutti i prodotti acquistati dalle mie clienti e ci vediamo subito dopo per farvi vedere quello che ho acquistato io in questo ordine. Prima di iniziare con i prodotti effettivi di questo ordine, facciamo un salto indietro. Vi lascio nelle schede lo spacchettamento della campagna precedente, ovvero campagna 2, così vedete che cosa è successo e vedete anche tutti gli acquistini che hanno fatto le mie clienti e io nella scorsa campagna. In quell'ordine mancavano dei prodotti e sono arrivati finalmente in questo ordine. La prima cosa che mancava era questa pochette, che devo dire non mi aspettavo così carina e così grande. Questa è la pochette slogan, c'è in due colorazioni, ovvero questa azzurra e una rosa. Entrambe hanno in rilievo la scritta Love dorata, che viene ripreso anche nella cerniera, mentre il passante è azzurro come la pochette. Questa è la pochette slogan Punch Blue Love e la cliente l'ha pagata solo 4,99 euro. Un altro prodotto che mancava era questa crema della Avon Care. Questa è la Nurturing with Glicerina, quindi è una crema nutriente alla glicerina per pelli normali e secche, 75 ml con una scadenza di 12 mesi dall'apertura, e questo faceva parte di una promozione. Se si acquistavano 3 creme mani Avon Care uguali tra loro o diverse, si pagavano solo 5,25 euro. La mia cliente ne aveva acquistate 3 uguali, ma nello scorso ordine non era arrivata una delle 3, ed eccola qua. Infine, l'ultimo prodotto che mancava è sempre una crema dell'Avon Care mani. Non faceva parte della promozione che vi ho citato prima, ma faceva parte di un set per la festa della mamma. Questa è la linea Radiant con acqua di rosa e burro di karité per tutti i tipi di pelle, sempre 75 ml con una scadenza di 12 mesi dall'apertura. Questa faceva parte di un set insieme alla sua lozione corpo da 400 ml, se non ricordo male, e un emoliente labbra in stick. Questo set veniva solo 8,99 euro. E ora passiamo agli ordini effettivi di questa campagna. La mia prima cliente mi ha acquistato questa prodotto della linea Planet Spa Treasure of Desert, ovvero quella linea all'olio d'argan del Marocco. Questa è una crema rivitalizzante per il corpo ad azione intensiva all'olio di argan. Sono 200 ml con una scadenza di 12 mesi dall'apertura e la mia cliente l'ha pagato a 6,99 euro. E come secondo prodottino ha voluto acquistare questo rossetto dell'Avon True, fa parte della linea Luminous Velvet, ovvero quella linea metallizzata molto molto luminosa. Lei ha preso la colorazione Metal Rose e l'ha pagato 5,99 euro. Un'altra cliente ha acquistato un rossetto che è questo della linea Matte Legend della Avon. È un lipstick matte con primer integrato e ha una forma che permette una precisione nell'applicazione del rossetto come se lo facesse un makeup artist. Lei ha preso la colorazione Admir. Nella campagna 1 ha preso altre colorazioni di questi rossetti, si è trovata benissimo e ha voluto acquistarne un altro, e questo l'ha pagato, prendendolo da campagna C2, solo 6,99 euro. E poi ha preso questo prodotto che è il Jump Bronzer, che fa parte della linea Bronze e Glow, nella colorazione più scura, ovvero Deep Matte Bronze. Questo prodotto ha 17,5 grammi di prodotto per una scadenza di 12 mesi dall'apertura. Vi faccio vedere il prodotto nel suo packaging primario. Come vedete ha anche una protezione per non far danneggiare il prodotto nella confezione secondaria,
E il packaging primario è questo, come vedete è molto molto essenziale. Questa è la colorazione più scura presente tra le 2/3 in catalogo e costava 10,99 euro. L'ultima cliente ha acquistato questo mascara della linea più economica di Avon e la linea più giovanile, che è la linea Color Trend. Lei ha preso il mascara volumizzante multiazione Multi Benefit Crush in colorazione black e l'ha pagato solamente 4,99 euro. E infine ha approfittato di un'offerta sulle matite Glimmer Stick, ovvero se si acquistavano due matite occhi o sopracciglia uguale o diverse tra loro si pagavano solo 7,90 euro. Lei è molto affezionata a questa matita per le sopracciglia e quindi ha approfittato dell'offerta per farne scorta. La sua colorazione è la più scura, ovvero la soft black, adatta appunto a chi ha delle sopracciglia sul nero. Rieccoci, vi mostro prima che cosa ho acquistato dall'outlet, un prodottino fuori catalogo e infine la novità di campagna 4 che trovate già in vigore. Il primo prodottino in outlet ho acquistato questa magliettina molto classica nera della linea Essential Edit. Ho preso una taglia 44-46 perché appunto il pancione sta iniziando a crescere molto rapidamente e quindi non ho più nulla da mettermi. Era in super offerta nel outlet di questa campagna e quindi l'ho voluta acquistare come maglia da tutti i giorni. In catalogo invece ho acquistato questo set, non è per Giulia ma per la mia nipotina che presto inizierà lo svezzamento. Naturalmente all'interno ci sono tutte le cose per iniziare le pappe ai nostri piccini, soprattutto le bimbe, perché come vedete ha una colorazione sul rosato e questo gufetto molto simpatico. È della linea Yoka Kids Home e Life, ha all'interno 5 pezzi di cui 2 posate, una forchetta e un cucchiaio, un bicchiere e infine ha un piatto piano diviso in 2 settori che potete utilizzare per i secondi e per i suoi contorni e un piatto fondo per appunto le pappe. Questo dice che è un set di stoviglie per bambini ed è un prodotto completamente ecologico fatto con il bambù e siccome presto inizierà lo svezzamento mi è sembrato molto carino come set e presto glielo consegnerò. E infine l'ultimo prodottino che ho acquistato come prodotto novità è della linea Nutra Effect. Mi sono trovata molto bene con lo struccante bifasico, presto ve ne parlerò in qualche video, e ho voluto acquistare anche questa che è la Nutra Effect per pelli da miste a grasse ed attenua lucido sulla pelle grassa. È un detergente in mousse matte fluffy, si chiama, 150 ml con una scadenza di 12 mesi dall'apertura e non è testato sugli animali. Ha un buon inci come tutta la linea Nutra Effect. Mi ispirava moltissimo già la mousse presente di Nutra Effect nell'edizione passata, non l'avevo mai acquistata e quindi questa volta non ho voluto perderla e quindi l'ho voluta acquistare. La trovate in offerta su catalogo di Campagna 4 come novità lancio insieme ad altri prodotti della linea Nutra Effect a soli 4,99 euro. Bene ragazze, questo era tutto per quanto riguarda lo spacchettamento di Campagna 3. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete anche voi acquistato qualcosa in questa campagna, se qualche prodottino di questo vi ha incuriosito. Vi leggerò con molto piacere e vi risponderò il prima possibile a tutte le vostre curiosità. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di azionare la campanella per non perdere nessuno dei miei video che carico qua sul canale e per far crescere questo piccolo spazio. Io vi ringrazio in anticipo. Nell'info box trovate come sempre il link a Facebook e Instagram, seguitemi anche lì. Io vi mando un bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!